Abbiamo visto la volta scorsa un'esperienza quantitativa sul moto relativo dei due, del carrello e del trenino, e lo scopo era proprio mostrarvi come vede il mondo uno sul trenino e come lo vede il sistema inerziale e come quello sul carrello che invece è in accelerazione. Quella è la differenza principale. Il sistema in accelerazione misura delle accelerazioni che non sono attribuibili a forze fisicamente reali. Okay? Perché? Perché il sistema di riferimento, cioè il sistema nel quale faccio le misure, non è inerziale. Facciamo un esempio forse un pochettino più semplice. Se immaginate di essere su questa, poi boh, scusate, è un po' troppo rosso. Questa è la strada, prendete un pullman, un automezzo, una corriera, un treno, quello che volete voi. Se c'è la persona ferma sul pullman, mentre il pullman sta viaggiando in moto rettilineo uniforme, tutto che c'è, quello che c'è sul pullman, pullman incluso, segue la stessa velocità. D'accordo? Tutti si muovono nello stesso modo. Non appena il pullman frena, perché magari vede un ostacolo o c'è un semaforo rosso, il treno cosa fa? Agisce sui pneumatici, sulle ruote, quindi sulla struttura del pullman, la quale subisce una forza. Okay? Ma in assenza di attrito o in assenza di qualcosa che trasmetta la forza anche al passeggero, tipicamente le cinture di sicurezza per esempio, il passeggero non subisce la forza frenante e continua il suo moto rettilineo uniforme, perché su quello non agiscono forze. Il primo principio della dinamica va dritto come andava prima, e quindi se l'autobus frena, io viaggiatore sull'autobus sono spinto in avanti se l'autobus riduce la velocità, mentre per esempio quando da fermo accelera sono spinto verso indietro per lo stesso motivo. Perché? Perché in quel momento lì il sistema di riferimento nel quale mi trovo non è più inerziale. Insorgono delle forze che si chiamano forze fittizie o forze apparenti, dovute al fatto che il sistema di riferimento nel quale le verifico l'accelerazione, non ci sono forze reali. Rispetto al pullman non c'è nessuno che spinge il passeggero in avanti. Rispetto al pullman era fermo, comincia a muoversi senza che nessuno lo spinga. In realtà non è che qualcuno spinge il passeggero in avanti, ma è il pullman che viene rallentato dalla forza prodotta dai freni. Ok? Un sistema di riferimento nel quale vale il principio di inerzia si chiama sistema di riferimento inerziale. Abbiamo visto la volta scorsa che se ho sistemi di riferimento inerziali, anche se diversi, tutti i sistemi di riferimento inerziali danno una descrizione dei fenomeni che è equivalente. In tutti i sistemi di riferimento inerziali valgono gli stessi principi della dinamica. Quindi, essendo all'epoca in cui questo principio è stato formulato le uniche leggi della fisica note, tutte le leggi di natura hanno la stessa formulazione in tutti i principi inerziali, in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Fate attenzione, perché questo storicamente è un principio molto importante, perché è sopravvissuto anche alla rivoluzione scientifica che è la teoria della relatività ristretta. È stato formulato nel XVII secolo, ma è sopravvissuto anche al XX, vale nella stessa identica forma anche dal punto di vista relativistico. Non è poco. Ok? Ma come posso mettere d'accordo, si pone il problema di come posso mettere in relazione, vista l'importanza dei sistemi di riferimento inerziali,
le osservazioni, le misure, l'analisi del moto che fa un osservatore, cioè una persona che in un sistema inerziale come quello della strada per esempio, oppure nel pullman fin tanto che il pullman viaggia di moto rettilineo uniforme. Abbiamo visto l'altra volta che cosa caratterizza tutti i sistemi di riferimento inerziali? Il fatto che i principi della dinamica valgono nello stesso modo. Che cosa distingue sistemi inerziali diversi? Il fatto cruciale è che l'uno rispetto agli altri è in moto rettilineo uniforme. Se la velocità relativa di un sistema rispetto a un altro è costante, i sistemi di riferimento sono inerziali. Cessano di essere inerziali se uno o l'altro accelera. Allora la descrizione del mondo cambia. I principi della dinamica richiedono forze che non ci sono, forze fittizie. È chiaro? Come metto in relazione i due? Chiamiamo il sistema di riferimento S, quello fissato alla strada, okay, e per esempio S', quello in moto. Supponiamo che di lavorare su un sistema di riferimento, una coordinata unidimensionale. Cioè la mia coordinata va lungo la strada, ok? Mi interessa la posizione lungo la direzione orizzontale, quindi questo lo chiamo il mio asse X in S. S misura le distanze o le posizioni, meglio, con una coordinata che chiamiamo X. E supponiamo che sul pullman ci sia, il viaggiatore, questo chiamiamolo in S', voglio trovare la posizione di questa persona. Allora, rispetto a S, se qui X ha il suo 0, la persona sul pullman ha una coordinata che sarà quella che è, cioè la distanza rispetto a S della posizione in un determinato istante occupato da questo oggetto o questa persona che sia. D'accordo? Rispetto invece a S', cioè sul pullman, posso per esempio dire, io misuro le distanze sul pullman rispetto al fondo del pullman. E dico per esempio, questa persona sta a una coordinata, immaginate un asse che chiamo X', la sua coordinata è X' rispetto a questo punto, che è l'origine del mio sistema di riferimento fissato al pullman. Non so se è chiaro. La posizione del viaggiatore rispetto a S è X, rispetto al pullman è X'. Sono due numeri diversi in generale. Ok? Non solo, ma cambiano entrambi. Qual è la relazione tra i due? Questo segmento rispetto a questo difetta di questo pezzo, cioè della distanza tra le due origini. D'accordo? Chiamiamolo B. Quindi, a un fissato istante T di tempo, quando il mio cronometro, faccio una foto per esempio, quindi fisso un istante di tempo, e dico la posizione del viaggiatore in S è X, e questa posso trovarla come il segmento D, cioè la distanza tra le due origini, più X', più la posizione di S, del viaggiatore rispetto al pullman. Questo vale in qualsiasi istante. Se il viaggiatore, per esempio, rimane fermo sul seduto al suo posto, mentre il pullman viaggia, di questi due numeri quale cambia? D o X'? Cambia D, certo. Cambia la distanza tra la fine, l'ultimo posto, l'ultimo sedile del pullman e la persona fissa a terra. Ok?
questo cambia nel tempo che il pullman si sposta. Se il viaggiatore si alza e vuole cambiare posizione o ha visto un suo amico, va a salutarlo, allora cambiano entrambe, d'accordo? Il valore di D, di questa separazione, di questa distanza, come lo trovo? Beh, se A T uguale a 0, se un certo istante di tempo l'origine del sistema di riferimento del pullman è quella dell'amico di esse che rimane a terra, coincidono, cioè se in questo momento X e X' coincidono, sono nella stessa posizione, quindi D uguale a 0, ok? So che per esempio il pullman viaggia con velocità V, V è la velocità del pullman, allora abbiamo già visto quando abbiamo studiato la cinematica, la distanza D tra il fondo del pullman e l'origine del sistema di coordinate del tizio che sta a terra vale V per T. Distanza percorsa dal pullman è velocità del pullman per tempo trascorso. Infatti all'inizio D è 0, questo tempo è nullo. Ok? Quindi posso scrivere questa stessa relazione come la posizione a un qualsiasi istante T del viaggiatore rispetto al viaggiatore che sta a terra vale lo spazio percorso dal pullman, cioè velocità del pullman per tempo trascorso più la posizione rispetto al pullman. La parentesi T significa che questa coordinata può dipendere dal tempo, ok? Può essere una funzione del tempo. Se la velocità è costante, posso cambiare pagina, è chiaro a tutti, lo riscrivo più in grande, se V è costante, allora la posizione nel sistema di riferimento della strada vale velocità del pullman per tempo più posizione rispetto al pullman. Posto che V, questa V è la velocità lungo X, questa velocità lungo la direzione delle coordinate X, ok? Un'altra cosa molto importante che di solito viene tralasciata perché sembrava ovvia ma non è ovvia è che in entrambi i sistemi di riferimento il tempo scorre nello stesso modo. Questo è un'ipotesi, è un postulato. Okay. In entrambi i sistemi di riferimento la massa è la stessa, la misura dell'inerzia è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Questo è uno dei pilastri della meccanica classica 1 e 2. Questa relazione che lega le coordinate, se ho un sistema per legare le coordinate, con quello posso fare tutto, perché il moto non è altro che la variazione della coordinata nell'intervallo di tempo. Quindi se metto in relazione le coordinate in un sistema e le coordinate in un altro, posso, se conosco la descrizione del moto in un sistema, dare la descrizione del moto in qualsiasi altro sistema inerziale. Ok? Questa relazione, questa in particolare, prende il nome di trasformazioni di Galilei, cioè la relazione che lega le coordinate di oggetti in sistemi di riferimento inerziali diversi. Sotto
questa, a fondamento di questa, c'è l'ipotesi, il postulato, la richiesta che in tutti i sistemi di riferimento, inerziali e non, comunque il tempo scorre nello stesso modo, comunque la massa, l'inerzia, ha la stessa misura. Nel 1905 viene dimostrato che queste sono ipotesi non veritiere, sono solo approssimazioni. Fatti sperimentali nuovi richiedono di considerare, di riconsiderare, gli hanno richiesto di riconsiderare queste trasformazioni, che sono valide, ma solo nel limite in cui le velocità in gioco sono molto piccole. Quando gli oggetti si muovono a velocità elevate, comparabili con quella della luce, tutta questa struttura, la struttura dello spazio-tempo, cambia. Cambia in modo molto importante, molto significativo. E questi due postulati non sono più accettabili. La natura ti dice, guarda che le cose funzionano in un altro modo. Però finché le velocità sono basse, funziona così. Ha funzionato per, cioè questo è stato il riferimento fondamentale da Newton, da Newton fino alla fine del XVIII secolo, all'inizio del XX secolo, 1905 la relatività di Einstein. Ok? Se questo fosse vero, il GPS non funzionerebbe. Questo sistema di posizionamento dei cellulari o della navigazione sia marina che aerea usa una tecnologia, un'elettronica che tiene conto del fatto che sistemi di riferimento diversi hanno tempi che scorrono in modo diverso. Per quanto possa sembrare incredibile, è così. E le trasformazioni di Galilei vengono sostituite da altre che ne sono una generalizzazione, cioè che includono queste come caso speciale. Ok? Il principio di relatività galileiano è diretta conseguenza di questa relazione. Questo l'abbiamo visto anche la volta scorsa e rifacciamolo che merita. Se la posizione dello stesso oggetto in due sistemi di riferimento diversi è legata da quella relazione, cioè la posizione in uno è uguale a velocità per tempo più posizione dell'altro sistema, questa V, attenzione, è la velocità relativa di un sistema rispetto all'altro, del pullman rispetto a terra, d'accordo? Allora, se il viaggiatore sull'autobus si sposta, d'accordo, x' cambia. Come cambia la sua posizione rispetto a terra? Beh, lo spostamento rispetto al sistema di riferimento dell'asfalto, della strada, è dato dalla variazione di questa grandezza. E lo spostamento diviso l'intervallo di tempo è la velocità. Quindi la velocità V grande rispetto alla strada è uguale, qui se questa è una costante, questo diventa V delta t. Questo aggeggio e questo si semplificano e delta x' diviso delta t è la velocità del passeggero rispetto al pullman. Lo riscrivo. V grande, velocità rispetto a terra è V delta t diviso delta t più delta t l'intervallo di tempo trascorso,
lo spostamento rispetto al pullman diviso il tempo trascorso. Questi due tempi si semplificano e la velocità rispetto alla strada è uguale alla velocità del pullman rispetto alla strada più, chiamiamola V', la velocità del passeggero rispetto al pullman. Se il passeggero accelera, cioè si alza dal sedile e comincia a muoversi, quindi c'è una variazione di velocità, anche di grande e di piccolo primo cambiano. Ma se fin tanto che il pullman rimane in moto uniforme, questa grandezza è zero, perché se il moto del pullman è rettilineo uniforme, delta V, la variazione di velocità del pullman, è nulla, la velocità è costante, e quindi se divido per il tempo ottengo delta V grande diviso T è uguale a delta V piccolo T più delta V primo su delta T. Se l'accelerazione del pullman è zero, cioè se il sistema di riferimento del pullman è inerziale, cioè la sua velocità non cambia, allora l'accelerazione rispetto alla strada è la stessa rispetto al pullman. Questa parte è nulla, questa è l'accelerazione del viaggiatore rispetto alla strada, l'accelerazione del viaggiatore rispetto al pullman. Se nei due sistemi l'inerzia è la stessa, la massa non cambia, allora se moltiplico questa relazione per m ottengo m per a è uguale a m per a'. Ma questa è la forza del sistema di riferimento della strada e questa è la forza del sistema di riferimento del pullman. Hanno lo stesso valore. Se i sistemi di riferimento sono inerziali, misuro la stessa forza, misuro la stessa accelerazione, misuro la stessa forza. Quindi ho le stesse se i principi della dinamica sono identici, ho la stessa descrizione del moto, perché l'interpretazione del moto che diamo è basata sui principi della dinamica. Se ho due sistemi di riferimento diversi dove le forze hanno lo stesso valore, necessariamente ciò che vale per una vale anche per l'altra e viceversa. Ecco dove viene fuori il principio di relatività. Le leggi della natura, diceva Galileo, hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Cioè, non è possibile mettere in evidenza il moto assoluto. Il moto assoluto non esiste. Se vale questo, il moto è unicamente relativo. Galileo ci faceva questo discorso. Immaginate, ok, di entrare in una nave, un galeone, un battello, una nave chiusa nella stiva della nave, e facciamo finta che la nave sia, il mare sia perfettamente calmo, cioè non ci siano ondeggiamenti, e facciamo tutti gli esperimenti che volete. Dicevo, guardiamo il volo di una mosca, facciamo cadere da un vaso forato delle gocce su un'ampolla sul pavimento, facciamo un salto in una direzione, un salto in un'altra, e lui diceva, qualunque esperimento facciate, non riuscite a mettere in evidenza il fatto che muovendosi in una direzione vada più facilmente che in un'altra e viceversa.
è data la descrizione del moto perfettamente compatibile con i principi della dinamica. Benissimo. Immaginate, senza guardare fuori, cioè che sia tutto chiuso, di fare gli stessi esperimenti se la nave è in moto uniforme. Adesso parte, viaggia, e viaggia di moto rettilineo uniforme. Qualunque esperimento avete fatto prima, se lo ripetete, dà gli stessi identici risultati. Quindi da quelle misure, quindi con la dinamica, non riuscite a stabilire se la nave è ferma o se è in moto. Riuscite a dare senso fisico solo al moto relativo. Cioè se apro Roblò vedo che il resto del mondo va dall'altra parte. Se confronto due sistemi di riferimento inerziali, li metto in relazione e vedo che l'uno si muove rispetto all'altro. Non posso misurare il moto assoluto. Il moto assoluto non esiste. Fisicamente non ha significato. Perché qualunque cosa io faccia, non riesco ad accorgermi se il mio sistema di riferimento è in moto rettilineo uniforme oppure no. Riesco ad accorgermi se è accelerato, certo. Ma non se è in moto relativo uniforme. Il moto relativo uniforme, il moto assoluto, non è rilevabile, non è misurabile. L'accelerazione sì, ma il moto uniforme no. Tutti i sistemi di riferimento iniziali sono equivalenti, cioè ognuno dà la stessa descrizione degli altri. Quando i detrattori del sistema eliocentrico dicevano: ma se la Terra viaggia così rapidamente attorno al Sole, 30 km al secondo, perché non me ne accorgo? L'aria dovrebbe andare indietro. Se lascio cadere un oggetto dalla nave, dovrebbe andare indietro rispetto alla base dell'albero di diversi metri. Perché non me ne accorgo? Risposta: perché il moto relativo è lo stesso. Perché l'oggetto che cade, ok, ha, visto che la Terra si muove tutta insieme, la stessa velocità orizzontale della nave stessa. Quindi, relativamente alla nave, la sua velocità orizzontale è zero. Qui cade esattamente dove dovrebbe cadere se la nave fosse ferma, se la Terra fosse ferma. Per questo non me ne accorgo. È tutto chiaro? Quindi in realtà quello che conta non è il moto assoluto che non c'è, è il moto relativo, a questo posso dare un senso, ma il moto assoluto no. Per questo non mi accorgo che la Terra è in moto, perché è un sistema di riferimento inerziale in cui la velocità relativa mia rispetto a questo oggetto è zero, perché ci muoviamo insieme. Quindi non posso accorgermi se io mi muovo o no. Mi accorgo, il mio moto posso riferirlo ma a qualcos'altro, non in assoluto. Non so se è chiaro. Ok? Dopo, a dire, volendo essere precisi, siccome il moto della Terra non è rettilineo uniforme, ma segue una traiettoria curva, il moto in realtà è accelerato, ma l'accelerazione è talmente piccola che, a meno che non la riguardi l'effetto sui tempi molto lunghi, non me ne accorgo. Il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole è un moto circolare, ellittico a dire la verità, quindi è un moto accelerato. D'accordo? Però per mettere in risalto questo, devo riuscire a misurare accelerazioni molto piccole. Perché? Perché sapete, l'accelerazione va come la velocità angolare, okay, per il raggio, oppure se preferite via seconda diviso R, raggio dell'orbita. Il raggio dell'orbita terrestre è 150 milioni di chilometri. Se dividete V qua su R trovate un valore molto 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 piccolo, fuori della portata degli strumenti dell'epoca. Adesso non me ne accorgo, molto più piccolo della certa in gravità. Quindi in prima approssimazione la Terra è un sistema di riferimento inerziale e il fatto che gira attorno al Sole non riesco a metterlo in evidenza. Ok? E quindi uno degli effetti, le conseguenze principali del principio di relatività galileiano è il fatto che il moto assoluto non esiste, non è rilevabile. Ha senso fisicamente solo il moto relativo. Qualcosa si muove rispetto a qualcos'altro.
Non in assoluto. Ok? Abbiamo concluso, fermiamo qui la registrazione. Se non ci sono domande, sono domande?